Ciao a tutti da Arcadave e benvenuti in questo nuovo video dove vi porto quello che so fare, ormai so fare meglio, cioè sugosi e succosi unboxing. Off topic clamoroso, come sapete da poco c'è stato uno state of play riguardante i videogiochi della PlayStation 5 di prossima uscita, e c'è stato questo questa dimostrazione, comunque questo primo look esteso a Kill the Justice League. Nuovo gioco dei Rocksteady, quelli che ci hanno regalato comunque la trilogia di Arkham. Parrebbe aver ricevuto talmente tanto backlash negativo, perché comunque parrebbe essere un game live service, quindi microtransazioni, battle pass, quant'altro. Un genere che comunque a me in realtà piace, anzi ne sono abbastanza assuefatto, quindi io contento fosse fatto così, ma alla stramaggioranza delle persone questa cosa non è andata giù, quindi parrebbe che questo gioco da me abbastanza atteso verrà posticipato di abbastanza tempo. Si parla anche addirittura di un anno, perché vogliono proprio rivedere le fondamenta del gioco. Quindi, dato che questa cosa mi ha creato senza motivo angoscia, ansia, sudori freddi, no? Tachicardia, sensazioni premorte, ho deciso di assecondare la mia voglia di sì con questo giochino che sembra tanto carino, tanto interessante. Justice League Caos Cosmico. Allora, sono stato subito attratto dal look un po' chibi, un po' kawaii, sviluppato da questi Outright Games che onestamente non conosco, però distribuito da Bandai Namco con, vabbè, patrocinio di ovviamente DC, anche della Warner. Quindi comunque è interessante anche vedere come questo tipo di giochi, questo tipo di franchise che viene usato sia per grandi che piccini, che per gente come me che appena vede Batman e Superman e Wonder Woman compra il gioco. L'ho preso su Switch perché innanzitutto la copertina è meravigliosa, i colori sono bellissimi, io ho un feticismo delle confezioni del Nintendo Switch, e soprattutto anche perché nell'edizione Switch c'è un portachiavi esclusivo. Uno di quattro, quindi è un po' tipo sensazione gacha, chissà che cosa trovi, non lo sappiamo. Andiamo a vedere, come direbbero Aldo, Giovanni e Giacomo. Allora, innanzitutto vediamo la copertina. Come dicevo, è meravigliosa. Il gioco dovrebbe essere una specie di action in terza persona, dove si comanda uno a scelta della Trinità della Justice League. Ci sono dungeon, avventure, cioè lui che non riesco mai a dire il suo nome, che rompe le scatole in maniera cosmica, il superiore della DC, e noi si dovrà andare a risolvere il problema. Vediamo un attimo dietro com'è. Uniti contro il caos, vediamo qua tutta la Justice League, sono bellissimi. Io devo proprio dire, sono meravigliosi. Cioè, guardate Flash. Che faccia che c'è, è bellissimo. Andiamo un po' a leggere. Gioca nei panni di Superman, Wonder Woman e Batman in missioni e imprese secondarie piene d'azione. Hype. Gioca insieme a amici e famiglia. Coppa d'azione istantanea per due giocatori. Fantastico. Svela misteri che ti condurranno a super criminali, bottini e luoghi segreti. Perché leggevo in giro che dovrebbe essere anche un dungeon crawler alla Diablo, che è un altro dei miei generi preferiti. Quindi io sono assolutamente in hype. Noto che audio incluso è inglese, ma a scaricare gratis possiamo trovare anche l'italiano. Quindi sarà completamente doppiato in italiano. E questa è una gran bella cosa. Come vedete la copertina è meravigliosa, ma andiamo all'apertura che sono molto curioso di vedere cosa trovo. Io spero di trovare Batman, sarò la persona più abitudinaria del mondo, ma Batman a me piace. Chiamami scemo, chiamami stronzo. Adesso ovviamente non riesco ad aprirlo. Che maestria, sentite? Oltre il gatto che mangia crocchini, in sottofondo, c'è anche... Oh, vabbè, confezioni Switch, raga, io le amo, sono bellissime. Io ho un problema con i giochi per lo Switch. Oh, apriamolo! Oh! Vabbè, troviamo la schedina di gioco. Io sono sempre un po' triste quando l'interno delle confezioni Switch è completamente bianco. Mi piace sempre trovare dei ninnolini, qualche disegno carino, ma... Non è un problema del gioco, è un problema mio. Mettiamolo qui. E andiamo all'apertura. Si presenta il packaging molto carino. Molto carino. Questo, ragazzi, non è un giocattolo, eh. This item is not a toy. Quindi una roba per bambini grandi come me. Apriamolo, che sono estremamente curioso. Mamma mia. Vado. Oddio. Non tocco neanche.
Ah, è Superman! Abbiamo trovato l'azzurrone, molto carino. Oh, il look è devastante, guarda che carino che è. L'ombreggiatura e quant'altro, proprio bello. Dai, ho un nuovo portachiavi. Molto, molto soddisfatto. Quindi, questo è ciò che si trova, che si può trovare dentro la confezione. Il gioco sembra estremamente carino e probabilmente ci farò anche un video informativo, un video recensione, comunque un video esperienziale al più presto, e si può trovare uno di questi portachiavi. Io ho trovato Superman, ma inclusive si potrebbe trovare anche Batman, Wonder Woman e Cyborg. Quindi ho trovato Superman, sono molto contento perché comunque amo Batman, ma Superman è il mio personaggio preferito dei fumetti DC, perché oh, mi piace, raga. Che devono fare? E niente, alla prossima, ragazzi, ciao!